Questo termine è usato per definire i pittori che imitarono Caravaggio agli inizi del XVII secolo. La rivoluzionaria tecnica pittorica, in particolare l'uso drammatico del chiaroscuro, ebbe un'influenza impressionante a Roma durante il primo decennio del secolo, non solo sui pittori italiani ma anche sui pittori di altri paesi che numerosi visitavano l'allora capitale artistica d'Europa. La fama di Caravaggio aveva già oltrepassato i confini italiani nei primi anni del Seicento, quando si cominciò a scrivere sulle qualità del pittore e sul fatto che molti artisti erano stati tanto impressionati dalla novità del suo stile, che, specialmente i più giovani, ammiravano ed elogiavano. L'unico imitatore della natura in grado di creare delle opere come veri e propri miracoli. I più importanti tra i caravaggeschi italiani furono Orazio Gentileschi, uno dei pochi ad aver avuto un rapporto personale con il maestro, e Bartolomeo Manfredi, che raffigurò però scene di gioco e di festa, soggetti che Caravaggio aveva trattato molto raramente. A Napoli, Caracciolo, Artemisi Gentileschi e Ribera, spagnolo di nascita, fecero sì che lo stile caravaggesco mettesse solide radici. Guido Reni abbracciò questo stile solo per un breve periodo. Altri interpreti caravaggeschi fuori d'Italia furono Baburen, Honthorst, Terbruggen e Georges de la Tour, che diede l'interpretazione più personale e poetica di quello stile. Echi di Caravaggio li ritroviamo anche in grandi giganti della pittura del XVII secolo, come Rembrandt, Rubens e Velázquez. Questo stile, che proprio stile non è, quanto forse piuttosto un'influenza artistica, si diffuse a partire dai primi anni del Seicento e andò avanti per mezzo secolo e anche oltre. Il caravaggismo si diffuse in particolare a Roma e in altre parti d'Italia ed Europa, soprattutto in Sicilia, a Utrecht e in Lorena. Ma fuori dall'Italia fu soprattutto l'Olanda a incarnare il caravaggismo. La tecnica pittorica rivoluzionaria, l'uso del chiaroscuro, la personalità carismatica di Caravaggio lasciarono un segno indelebile nella storia dell'arte. Anche se di fatto non ebbe mai una scuola ufficiale, con allievi, la sua arte condizionò il lavoro di moltissimi artisti, dando origine a un fenomeno spontaneo e generando i caravaggeschi. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!